Io vorrei con molta semplicità intanto ringraziare Faenza per questo invito, ma anche rendere... Atto, prendere atto che la nostra facoltà di Scienze della Comunicazione si apra alle nuove vie della comunicazione che non sono più soltanto quelle tradizionali del libro stampato e così via, il cinema è molto importante. Mi rendo anche conto che qui presente l'amico Gianluigi Rondi, e naturalmente forse ci sarà anche uno dei principi, ma non so se si possa dire, del giornalismo italiano, Eugenio Scalfari. Devo anche dire che da anni, da decenni, Gianluigi Rondi segue con un'acribia incredibile, segue l'evoluzione del cinema italiano, con una tenuta, uso questo termine proprio che non un po' desueto, la tenuta cioè la resistenza nello stare sul problema che, sono assolutamente, eh, che è assolutamente ammirevole. Quanto poi a Scalfari, c'è il suo articolo, mi pare dell'anno scorso, un articolo in cui dice che il cinema italiano non ha linguaggio, quindi non sarebbe neppure il cinema muto che ben che muto aveva un grande linguaggio, no, sarebbe afasico. Perché? Perché non ha linguaggio, non ha... ma che cos'è il linguaggio? Non ho molto tempo per sviluppare questo tema e soprattutto non vedo presente Eugenio Scalfori che se la prenderebbe a venire criticato senza la sua presenza. Però francamente devo dire che il linguaggio che cos'è? Se non un testo, può essere anche un litigio, per esempio, come i miei vicini, ma ma è un testo, ma che cos'è un testo? Domando il testo, sì, il linguaggio, il testo. Il significato del testo è sempre al di là del testo, è nel contesto. Ma il testo che cos'è? Testo è un sostantivo, certamente, no? È un participio passato sostantivato. Testo vuol dire tessuto. E in Italia il tessuto è, è, è come ovunque nel mondo, è tenuto insieme da che cosa? Da mille fili. Ma fili, questi fili possono sostenere un testo in quanto c'è un disegno sovrastante? In Italia il disegno non c'è in questo momento, i fili sono sfilacciati, quindi la difficoltà del cinema nel comunicare, è stato qui poco fa, è stata evocata molto bene questa difficoltà, cioè c'è una distanza con i problemi del pubblico. Con qualche eccezione, per esempio i fi film che chiamerò giovanilistici, così, ma è un contatto a livello elementare. Noi abbiamo bisogno, come ha riconosciuto Eugenio Scalferi, in un articolo mirabile da cui partiva veramente la nostra discussione, abbiamo bisogno di ristabilire... Un linguaggio che sia un testo, un testo che sia tessuto di mille fili e che questi mille fili abbiano significato perché si collegano a un disegno generale. Questo disegno in questo momento in Italia non c'è. Recentemente Liliana Cavani scriveva su Vide Pensiero, una rivista che poi non è delle mie preferite, però... Eh, però in fondo non dimentichiamo mai che la, eh, la virtù non ha il monopolio della verità, diceva cosa molto importante Liliana Cavanni su Vide Pensiero. Il cinema italiano non sa raccontare perché si racconta. Poco fa, poche, pochi giorni fa, a New York, due settimane fa, io ho visto un film The Will Be Blood che in Italia mi pare sia uscito adesso col titolo Il petrolio. Non è per niente perfetto, è un film in sostanza un po' abborracciato da. però, che, che senso di realismo enorme! Quale straordinaria fotografia che poi. quale diciamo, percezione dei problemi. Ma io mi domandavo. Vedendo quel film a New York poco fa, pochi giorni fa, ma quando mai in Italia potremo avere noi finalmente un nuovo Orson Welles, difficile, ma che ci, che ci dica qualcosa... Sulle oscure, misteriose sorgenti delle fortune, del nuovo, del nostro Citizen Kane. Perché anche l'Italia ha il suo Citizen Kane, ma nessuno ne parla. E dove sono, per esempio, i film italiani che parlano della grande industria, dei suoi problemi di come è sotto, della Caprone, e forse domani della Litalia. C'è un certo distacco racconto. I, I nostri migliori registi si raccontano, sono autoreferenziali, qualcuno addirittura arriva a un narcisismo insopportabile. Signori, c'è qualcosa che definisce il film come tale, commerciale, giovanilistico, cinema panettone per Natale. Il cinema è movimento, è vita. O noi ristabiliamo un contatto effettivo fra il cinema e la società nostra italiana, un contatto effettivo profondo che arriva all'essenza dei problemi italiani, che sono i problemi del mondo. Non c'è contrapposizione se si va abbastanza avanti. Oppure noi purtroppo dobbiamo dire che cala la tela. Molte grazie. No, aspetta. Volevo dire una cosa, Franco. Guarda, eh, secondo me c'è una ragione che forse tu non conosci almeno più io la, la, la butto per... La mia ignoranza è immensa. No, 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 ma sono una ragione... Ma consapevole. Diciamo, una, una ragione che ha a che vedere con i finanziamenti. Perché in Italia oggi è difficile raccontare il paese, è difficile raccontare certi squilibri, è difficile raccontare con coraggio. Io penso che uno di questi problemi dipenda dal modo di finanziamento. E cioè quando un giovane regista, un giovane autore si pone di fare un'opera dura, non so tipo, cioè, eh, eh, Oliver Stone sta girando un film su Bush, Bush presidente in carica e lui fa un film contro Bush. Allora, quando un giovane regista oggi si presenta da un produttore, da Letta, da Ferrari, da Lucisano, eh, da Pietro Valsecchi e volesse fare un film eh, di un certo tipo, si trova uno scoglio finanziario. Allora, C'è certo. una commissione... Al Ministero che decide di finanziare Beh, un film, certamente. Poi voi vedo, vedo che dite di no. Io ho fatto un film che si chiamava Forza Italia. C'è qui anche Carlo Rossello uno dei miei sceneggiatori. E io ah. non ho più lavorato in Italia per vent'anni. Ma non raccontato. Scusa, eh. No, eh no, però dico, eh, eh vabbè, però, per vent'anni non ho più fatto film italiani, non me li hanno più fatti fare. Quindi, ci, adesso non voglio fare un esempio mio. Però e poi ti scusa, dico scusa, che oggi è molto difficile per un produttore, per un autore, un regista andare di fronte a una commissione ministeriale, andare di fronte ai dirigenti televisivi, che sono quelli che poi ti danno il 30-40% dei film, con delle opere di rottura. E quindi cosa c'è, caro Ferrarotti? Secondo me c'è la cosa peggiore che ci possa essere oggi nel cinema, l'autocensura. Sì, cioè, è vero. molti di non, noi ci non censuriamo perché sappiamo che tanto non passeremo non, non solo nel cinema. Eppure, se posso dire, io non accetto il tuo determinismo, così ma sarà E so che non è questa la tua posizione, però diciamo la verità: nonostante tutto, in questo paese, con poche risorse, con questa autocensura e con la censura, con Giordano Bruno, benissimo, in questo paese si sono prodotti film un tempo e anche recentemente straordinari, Le mani sulla città, per esempio, todo modo, e persino film che in fondo oggi non sarebbero l'opposto del film commerciale, ladri di biciclette che il vecchio ormai malato veniva portato a braccio a vedere, perché? Perché erano film che toccavano i problemi fondamentali di ogni convivenza civile, il potere, e certo il potere si difende, eppure, caro Faenza. Non c'è muraglia assoluta, c'è sempre una smagliatura nelle varie burocrazie. E qui io mi appello proprio ai giovani, noi abbiamo bisogno di loro, noi ormai... Quando io sarò vecchio mi ricorderò dei giovani. Benissimo, noi abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di trovare le smagliature, di fare la guerriglia urbana per il nuovo cinema, cioè trovare le smagliature fra le varie commissioni ministeriali, i vari corridoi, fuori, aprire le finestre, spalancare, guardare come è stato detto stamani molto bene, guardare più dalla finestra che non contemplare il proprio ombelico. Grazie. Grazie.